un'occasione importante perché è l'occasione non solo di presentare un libro, che è molto significativo, ma anche per avere a Soveria Mannelli sia l'autore di questo libro, Marco Lupis, che è uno dei più importanti e brillanti giornalisti di guerra del nostro paese, e poi con un amico di sempre di Soveria, della nostra amministrazione, che è Mimmo Carratelli, che ha ricoperto dei ruoli importanti istituzionali nella nostra regione e nel nostro paese, e che ha una dote particolare, quella di abbinare la politica alla cultura, che è un elemento fondamentale nel momento in cui nel nostro paese il presidente della Commissione della Pubblica Istruzione della Camera dei Deputati ha la licenza media. Allora, la manifestazione Sciabaca è una manifestazione significativa ed è importante che si svolga all'interno della nostra città, che è il centro della Calabria, il baricentro geometrico della nostra regione. E in questa piccola capitale della comunicazione, che vede la casa editrice Rubbettino illuminare, stendere un faro dal centro della Calabria per l'intero Mediterraneo, e poi un paese che ha costruito la realtà di essere dal 2003 ad oggi il comune più informatizzato d'Italia. Allora, questo centro, che è stato considerato dal New York Times modello di sviluppo economico basato sulla cultura, e tra l'altro di una cultura particolare che crea attraverso lo sviluppo economico dei nuovi orizzonti e dei nuovi modelli di sviluppo, come ha opportunamente notato Florindo Rubbettino qualche anno fa sul Mattino, indicando come una delle ragioni di sviluppo del Sud quella di abbandonare i perdenti modelli di sviluppo del nord, che stanno mostrando tutte le loro pecche. Allora, Marco Lupis è un testimone del nostro tempo. Oggi più della metà della popolazione mondiale è collegata a internet, che ci dà l'impressione di capire tutto, ci dà l'illusione di comprendere. Ma a ben guardare, internet rappresenta solo il fenomeno di armi di distrazione di massa, ed è anche il produttore di una conoscenza inutile. Cioè, più informazioni abbiamo, più queste non contribuiscono né al miglioramento personale né allo sviluppo dell'umanità. Perché l'accesso alla conoscenza non è mai stato così facile, ma la resistenza all'apprendimento non è mai stata così forte. Oggi noi viviamo nella società della disinformazione, caratterizzata da un lato dall'eccesso di informazione e dall'altro dal basso livello di istruzione sostanziale, che nulla ha a che vedere col titolo di studio. È notorio che nell'indagine dell'OCSE oltre un quarto degli italiani sono analfabeti funzionali, non sanno leggere, scrivere e far di conto, e tra questi il 4,2% sono laureati, cioè che non sanno leggere, scrivere e far di conto. Quindi c'è una differenza tra titolo di studio e competenze realmente possedute. La gente, come è noto, constata sempre di meno quello che ha sotto gli occhi, e il racconto della realtà è inevitabilmente manipolato da quella che oggi noi chiamiamo post-verità, che rende indistinguibile la verità dalla menzogna. A questa operazione culturale di grande riscatto civile risponde questo libro necessario di Marco Lupis. Ora, da cosa dipende questa cosa? Perché non riusciamo a capire che sta succedendo, che siamo distratti, chiuso, che non riusciamo a, capito, a. Secondo me sei tu, non voglio difendere gli altri, Cioè, ma ti devo dire, non ha mai questo dato. tentativo solito di scaricare sugli No, altri ma quello che guarda, sta non ha mai dato succedendo. che, Mimmo, quest'estate questo sarà il settimo incontro che noi facciamo, non sembra, non abbiamo mai Sai, avuto, hai visto? non Hai abbiamo avuto conosciuto questi problemi. Leopoldino e Può nonno? darsi, sarà così, sarà così. Allora,
A questa operazione culturale di riscatto civile risponde questo libro che ho definito necessario di Marco Lupis, reporter di guerra, che è stato chiamato, definito un giornalismo difficile, così come quello che negli anni 30 Hemingway faceva in Spagna e Churchill agli inizi del secolo in Sudan e in Transvaal. Ha scritto e scrive per il Corriere della Sera, per Repubblica, per Panorama, L'Espresso, collabora con la RAI e con tanti altri media a livello nazionale e internazionale, tanto che i suoi servizi e i suoi testi sono tradotti e riportati in 7 lingue. Ha raccontato guerre dimenticate o sconosciute o dove le quali, delle quali avvertiamo echi e narrazioni imprecise. In un certo senso sono sempre notizie della fine del mondo. Ha conosciuto protagonisti importanti, da Benazir Bhutto a San Suu Kyi, premio Nobel per la pace del 91, e conosce il mondo per così come effettivamente è. Non lo racconta da una scrivania seduto davanti a uno schermo di un PC. I giornalisti, come è noto, sono dei mediatori e possono essere degli eroi. E ai 74 giornalisti morti nel 2016 Marco dedica il libro insieme alla madre. Questi eroi che hanno il vizio di raccontare la verità. Ma non tutti i giornalisti sono così. La gran parte sono invece manipolatori intenzionali della realtà, che rendono credibile un sistema che è a rischio crollo, come il ponte di Genova. Il caso italiano è emblematico e noi riteniamo che Giuseppe Conte sia il presidente del Consiglio dei Ministri, ma nella realtà, come è noto, non è così. E invece il sistema mediatico rappresenta il ruolo istituzionale, che però è sganciato totalmente dalla sostanza. Allora, proprio di oggi la notizia che Salvini, alla festa di Fratelli d'Italia, riferendosi a sé, si è definito Presidente del Consiglio. È un lapsus, però Freud aveva ragione quando definiva questi elementi. Quindi è l'esempio evidente che noi viviamo nel fantastico, e non a caso, caro Mimmo, caro Marco, nel giardino c'è la porta del Marchese La Palombara, quindi per definire che viviamo nel fantastico. Allora, il libro di Marco Lupis descrive una sottile linea rossa di una professione che lo ha portato dal Kosovo a Timor Est, dal Chiapas a Bali, dal Giappone alla Cambogia, dall'Indonesia al Cile, dalla Colombia alle isole Fiji, dalle Filippine al Nepal. Quasi 60 paesi ha visitato, fino ad approdare nel 2006 a Grotteria, in Calabria, nella Casa Vita Cinquecentesca, dove ha combattuto una specie di guerra privata contro le ossessioni, le ombre di una vita vissuta sempre in prima linea. E questo libro forse in un certo senso risponde a una funzione terapeutica, pedagogica, nel senso di tirare fuori, rimuovere, collocare nel posto giusto esperienze, scelte, ricordi vissuti senza risparmio sulla propria pelle, senza mai tirarsi indietro. Una sorta di riappropriazione della realtà, di comprensione del senso della vita, raccontando quello che sta realmente accadendo nel mondo, dove quando sentiamo parlare di esportare la democrazia o di guerre di religione, probabilmente sono pretesti per parlare di qualcos'altro. A 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, che hanno visto su 1,5 milioni di morti, probabilmente oltre 1 milione di meridionali, e probabilmente proprio la Prima Guerra Mondiale che fa nascere l'origine della questione meridionale, perché probabilmente non parte nel 1861, neanche nel 1876, neanche con l'avvento della industrializzazione, ma probabilmente la cesura è rappresentata dalla Prima Guerra Mondiale, che ha degli esiti molto differenti tra nord e sud del paese. Ora, la Prima Guerra Mondiale, che Benedetto XV definisce una inutile strage, e noi stasera siamo qui a parlare del male inutile,
dell'inutilità come della banalità del male, cioè della incapacità di pensare, di distinguere il bene dal male, di aderire alla realtà, di capire davvero quello che ci circonda. Abbiamo quindi bisogno dello sguardo di giornalisti coraggiosi che in profondità riescano a comprendere la realtà, così come anche quelli di Mimmo Nunari, che ringrazio per essere qua a Soveria, mi ha presentato poco fa il suo ultimo brillante libro, edito da Rubbettino. Quindi abbiamo bisogno di questi sguardi, e lo sguardo di Marco Lupis è uno sguardo significativo. E se noi riprendiamo un concetto oculistico del quale questa mattina ho parlato con il mio amico Piero Sirianni, che è un oculista di Soveria che vive ad Aosta, e abbiamo approfondito il concetto di scotoma, che proprio in relazione proprio al libro, perché gli ho detto leggi il libro perché è un libro interessante, e lo scotoma è un meccanismo di difesa inconscia in base al quale noi occultiamo, non vogliamo vedere o rimuoviamo dalla vista e dalla memoria un evento, un ricordo che consideriamo spiacevole. Ecco l'effetto scotoma. Noi stiamo vivendo in questo mondo di straordinario autoinganno, caro Florindo, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra. E quindi, per concludere, vorrei citare questo grande scrittore americano, che è Thomas Pynchon, che diceva che se loro possono fare in modo che tu ponga le domande sbagliate, non dovranno poi preoccuparsi delle risposte. Ebbene, Marco Lupis ci invita a fare le domande giuste. Grazie per essere qua e grazie mille. Salutiamo Mimmo Caratelli con un applauso, che ha assunto l'impegno di fare vedere il codice romano Carratelli a Soveria Mannelli. Che mi lo è in anticipo. Ma Marco devi dare, poi io... Mimmo chiude. Come la persona più importante, giustamente chiude. Prego. Salutiamo con un applauso Marco Lupis. Grazie a tutti, grazie ai grandi amici Mario e Mimmo che hanno voluto essere qui, insomma, per aiutarmi a presentare questo lavoro. Anche moltissimi ringraziamenti al mio editore Florindo Rubbettino, che ha dimostrato, non necessariamente perché ha pubblicato il mio libro, ma ha dimostrato già da molto tempo di essere l'artefice e il protagonista di una realtà culturale di cui dobbiamo andare fieri come calabresi, e che dimostra come, ne stavamo parlando prima con Mario, come i modelli di sviluppo, i modelli economici, diciamo globali, novecenteschi, che vedono il primato delle grandi città, no? A discapito dei piccoli centri, in realtà si possano superare, no? Si debbano e si possano superare, si possono creare realtà straordinarie come quella della Rubbettino, no? In un posto come Soveria Mannelli. Mi piacerebbe avere una Rubbettino anche a Grotteria, dove ho deciso di tornare a vivere io. Siamo 250 abitanti d'inverno, insomma, 3.000 in tutto il comune, ma siamo molto lontani dall'avere una realtà sociale, culturale, economica, umana, ecco, vorrei dire, come quella che c'è qui a Soveria. Quindi per me è un grande piacere essere qua. Il mio libro, abbiamo voluto intitolare questo incontro Prima dei barconi, no? E secondo me è il titolo giusto, perché ci sono subito due cose da chiarire sul libro, che spero molti leggeranno. E innanzitutto il titolo, Il male inutile. Molte persone mi hanno detto: ma insomma, perché l'hai chiamato il male inutile, no? Esiste un male utile? Evidentemente non esiste un male utile. Certo, il male è sempre inutile. Però il mio libro parla di guerre,
non di guerre necessariamente di due eserciti contrapposti uno contro l'altro, ma di guerre insomma moderne che ormai conosciamo, sono guerre civili, sono scontri tra bande, sono spesso guerre di religione, sono anche attentati, grandi attentati catastrofici, come io ho testimoniato per esempio quello sull'isola di Bali, che è stato veramente un attentato terribile. Nel luogo di un attentato catastrofico si crea una vera e propria zona di guerra, in effetti. Allora, il male espresso dalle guerre va rimarcato che è sempre inutile, anzi è particolarmente inutile. Perché vale la pena di definirlo il male inutile? Perché nel caso delle guerre c'è sempre il subdolo tentativo di far passare il male causato dalle guerre come male necessario, come la guerra necessaria, la guerra democratica, la guerra di liberazione. In realtà, per chi ha avuto l'onere e l'onore di fare il mio mestiere, cioè di essere nei luoghi dove le cose accadevano, nei luoghi dove la sofferenza si consumava, cioè nei luoghi di guerra, si percepisce, e credo di aver cercato di spiegarlo nei miei articoli prima e nei miei libri dopo, si percepisce che non ci può assolutamente essere niente di lontanamente paragonabile a un male necessario, a una guerra utile, a una guerra necessaria, perché il prezzo da pagare per una guerra è troppo alto, e chi lo paga è sempre la popolazione civile. Questo spero che si evinca molto bene da quello che racconto nel mio libro, che raccoglie praticamente oltre 20 anni di attività giornalistica in zone di guerra, va dagli inizi degli anni 90 fino alla metà degli anni 2000. L'altro punto da chiarire, chiarito il problema del titolo, secondo me, è l'utilità di scrivere oggi un libro che parla comunque di conflitti, tra virgolette, dimenticati. Infatti noi abbiamo intitolato, per risolvere questa apparente contraddizione, abbiamo intitolato questo incontro "Prima dei barconi". I barconi sono quelli dei migranti che noi oggi vediamo arrivare sulle nostre coste, spesso morire. Perché prima dei barconi? Perché in realtà, come sempre, no? Quando noi cerchiamo di comprendere l'attualità, non riusciamo a comprenderla se non abbiamo gli strumenti culturali giusti. Cioè gli strumenti culturali giusti sono quelli della storia. Per capire i movimenti migratori di oggi bisogna conoscere i drammi legati a questi popoli negli anni recenti. Le guerre, i conflitti, le guerre civili, i disastri umanitari, gli attentati che racconto nel libro possono in qualche modo rappresentare il sostrato, la base, diciamo, sociale, culturale, utile a comprendere perché oggi noi viviamo questo fenomeno. Mi hanno chiesto gli amici organizzatori del festival di scrivere un breve pezzo, un breve articolo, diciamo, su questi argomenti oggi. Non so se è circolato, è uscito oggi, che io ho intitolato "L'Alzheimer della storia", no? Perché Alzheimer è una terribile malattia, mio padre ci è morto, quindi la conosco molto bene. Azzerando la memoria, fondamentalmente azzera la coscienza e azzera tutto sommato anche il nostro essere umani, cioè noi esseri umani senza memoria non esistiamo, no? Non siamo nulla, perché senza memoria non ci possiamo neanche collocare in un divenire storico, per l'appunto, no? Siamo senza parametri, diciamo. Se l'Alzheimer ci colpisce purtroppo come esseri umani singolarmente, sicuramente è una malattia che colpisce quella che noi potremmo chiamare la memoria collettiva, no? La nostra memoria collettiva è affetta da Alzheimer, secondo me, perenne. Perché? Perché Mario ha posto l'attenzione a un certo punto nella sua bellissima introduzione. Noi oggi viviamo sì nella società della comunicazione, anzi non solo viviamo nella società della comunicazione, viviamo nella società della comunicazione immediata e siamo bombardati da una valanga di notizie, di informazioni, oltretutto immediate, in tempo reale, come mai era successo nella storia della conoscenza, della comunicazione, dei media, eccetera.
Però questa grande massa di informazioni istantanee a cui siamo sottoposti ci crea a livello di memoria collettiva questo fenomeno appunto che io chiamo di Alzheimer collettivo, cioè noi veniamo a conoscenza per esempio dell'ultima emergenza umanitaria, dell'ultimo attacco chimico in Siria, ma poco dopo l'abbiamo già dimenticato, no? Tutto quello che è accaduto prima viene immediatamente macinato da una specie di tritacarne mediatico per cui non si fissa niente nella memoria. Invece il mio lavoro, diciamo, è il lavoro dei miei colleghi, quando viene fatto bene, è un lavoro che, come diceva Camus diceva, il giornalista è lo storico dell'istante. Quindi il giornalismo ha anche un ruolo storico. Il ruolo del giornalista, quando lavora bene, è quello di fissare l'istante storico. Quindi, diciamo, di bloccarlo, no? Poi più avanti interverranno gli storici che valuteranno, faranno una scrematura, daranno un'interpretazione, no? Però questo ruolo del giornalista come storico immediato, no? In Italia è completamente negletto. Cioè la cosiddetta reportagistica, e ancora di più la reportagistica di guerra, in Italia è un genere letterario, diciamo, molto poco o quasi per nulla praticato. Purtroppo anche poco, quando escono pochi libri di bravi giornalisti, penso per esempio al collega Franco Di Mare, che ha scritto delle cose bellissime sulla sua esperienza nell'ex Jugoslavia, o io cito sempre una bravissima collega freelance che veramente non ho mai conosciuto neanche di persona, una giovane collega, si chiama Francesca Borri, ha scritto un libro, si chiama La guerra dentro, sulla guerra in Siria. Lei è stata in Siria moltissime volte, addirittura lei è una freelance, non è dentro un giornale, lavora, diciamo, quando può, se può, come si suol dire, eppure ha scritto un libro fantastico di reportage di guerra. Questo genere, diciamo, i giornalisti che si mettono a scrivere libri, ce ne sono tanti, ma i giornalisti che si mettono a scrivere libri con l'intento di dare un primo contributo alla storia, ce ne sono pochi, perché non è praticato il genere, non è letto. Il libro è un tentativo, un modesto tentativo di fare questo in certo qual modo. Racconta fondamentalmente un'esperienza, non soltanto racconta un'esperienza professionale, ma evidentemente racconta un'esperienza di vita, perché è inutile dire che il reportage di guerra non è un genere, diciamo, giornalistico un po' come tutti gli altri. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da questo concetto per cui esista una vera e propria specializzazione giornalistica del giornalista di guerra, reporter di guerra, no? Io in effetti addirittura come titolo avrei preferito, invece che le testimonianze di un reporter di guerra, le testimonianze di un reporter in guerra. Perché? Perché grazie al cielo, aggiungo, in realtà non ho mai conosciuto, nemmeno avendo frequentato sui luoghi anche di crisi, di guerra, anche i grandi colleghi della stampa internazionale, americana, francese, tedesca, però non ho quasi mai trovato, per fortuna aggiungo, dei giornalisti che siano veramente specializzati solo in guerre. Porterebbe anche un po' male, sinceramente, insomma, un po' di cattivo augurio, solo guerre, massacri, dolore. La verità è che esistono dei giornalisti, come è capitato a me per il caso italiano e ad alcuni altri colleghi, che si sono occupati più di altro di questi argomenti, ma non esclusivamente di questi argomenti. Quindi io, diciamo, dico a ogni presentazione che secondo me la categoria del giornalista di guerra non esiste, mentre esiste il vaticanista, il giornalista che si occupa di affari del Vaticano, esiste il notista politico, esiste il commentatore di terza pagina, esiste il giornalista culturale, ma per fortuna, aggiungo, il giornalista che si occupa solo di queste cose. Secondo me non esiste, anche perché sarebbe alla lunga veramente insostenibile. È già abbastanza insostenibile dover testimoniare, come purtroppo e per fortuna è capitato a me, dei momenti di dramma, di dolore veramente straordinari, fuori dal normale, e doverli poi anche raccontare. In questo senso, come ha detto giustamente Mario, il valore terapeutico della scrittura, che comunque non è limitato solo a questo tipo di scrittura, ma alla scrittura in generale, ma in questo caso per me è stato fondamentale. Infatti io nel libro racconto che dopo oltre un decennio, quasi 15 anni trascorsi
in buona parte sui teatri insomma, di guerra, di crisi in giro per il mondo. A un certo punto, io poi sono stato per oltre un decennio di base ad Hong Kong, come corrispondente prima del Corriere della Sera, poi di Repubblica, in parte anche della Rai. E a un certo momento, al momento, per una serie di cose familiari, di decidere di rientrare in Italia, per un, diciamo, sia perché questo tipo di professione è una professione che bisogna fare da giovani, veramente da giovani. Io per esempio nel libro racconto all'inizio, uno dei primi capitoli del mio incontro con il mitico subcomandante Marcos nella giungla del Chiapas, nella giungla tra Messico e Guatemala, la giungla La Candona. In quell'occasione per incontrare, io fui il primo giornalista italiano ad incontrarlo e per riuscire a incontrarlo fu un lavoro molto complesso, ma per riuscire ad arrivare a lui abbiamo camminato per 3 giorni e 3 notti praticamente senza dormire nella giungla, affondando nel fango fino alle ginocchia. Insomma, poi quando siamo arrivati a destinazione abbiamo scoperto che i locali, i campesinos, facevano la stessa strada che a noi è costato 3 giorni di cammino, loro la facevano in mezza giornata, però evidentemente insomma avevano un altro tipo di capacità di allenamento. Ecco, questo tipo di lavoro, secondo me, bisogna farlo molto. Avevo poco più di 30 anni, era il 94, avevo 34 anni, e già fu molto pesante, temetti di non farcela e di dire no, riportatemi giù perché non ce la faccio, insomma. E pensare di farlo ancora alle soglie dei 60 anni non è, secondo me, ipotizzabile. Ci sono alcuni colleghi che si ostinano ad andare in zona di guerra dalle parti. Io ho 58 anni, sono nel 60, ecco, vedo sguardi strani. Forse qualcuno mi dice che mantiene giovani fare questo lavoro, però in realtà fare i corrispondenti di guerra anziani, alcuni colleghi lo fanno, ma secondo me rischiano di diventare un po' patetici, ecco, diciamo la verità, insomma. Per cui a un certo momento ci fu questa decisione di dire, beh, torniamo in Italia, insomma. Io mi ero sposato per la seconda volta, la mia seconda figlia era nata ad Hong Kong, e insomma i bambini crescevano, bisognava mandarli a scuola da qualche parte, perché poi questo, la vita itinerante a cui è destinato uno che fa un mestiere come il mio, no? Che assomiglia un po' al diplomatico, se vuoi, no? Che viene mandato un po' in giro per il mondo, va bene per se stessi, va meno bene per i propri figli, insomma, no? Che hanno bisogno in qualche modo di un luogo a cui ancorarsi. E quindi nel momento in cui abbiamo deciso di entrare in Italia, io chiaramente, avendo tempo a disposizione, mi sono, anche mia moglie mi ha spinto dicendo, ma dovresti cominciare a scrivere, hai fatto tante esperienze, insomma, sicuramente non usuali, quindi perché non cominci a scrivere? Quindi mi sono messo, ma questo parecchi anni fa, con l'idea di scrivere in particolare un libro come questo. Però ero convinto, diciamo, che tutte le cose viste, tutti gli orrori, i drammi, le tragedie viste, tutto sommato, riuscendo a mantenere in qualche modo un certo distacco, non mi avessero colpito più di tanto, cioè non avessero lasciato niente di irreparabile, no, in me. Invece mi sono reso conto che non era così, nel senso che, lo racconto nel libro, i primi tempi io andavo nella mia biblioteca, avevo degli scaffali dove avevo tutti i miei appunti, le mie fotografie, perché sono anche fotoreporter quando posso, tiravo fuori tutto. E nel momento in cui cominciavo a scartabellare in mezzo al materiale di tutti questi anni di lavoro, mi prese la prima volta, lo racconto nel libro, un vero e proprio attacco di panico, che io non ho mai conosciuto, no? Con tutti i sintomi necessari. Quindi fra l'altro ero solo in casa, quindi fu una cosa veramente molto, molto brutta. Quindi ripresi tutto questo materiale e lo rimisi dentro nel suo scaffale. Questa operazione è andata avanti per alcuni anni. Allora io mi sono reso conto che evidentemente tutto questo aveva lasciato un segno che non era evidente, ma che da cosa era rappresentato? Era rappresentato dal fatto che la mia particolare, diciamo, forma di protezione nei confronti di tutto quello che avevo visto era quella, il mio inconscio l'aveva, diciamo, sepolto, no? In una zona protetta. Il fatto di tirarlo fuori non mi era evidentemente ancora possibile. Per farla breve, insomma, poi spero leggerete nel libro, ci è voluto molto tempo finché una mattina di non molti anni fa, invece,
tutto questo si è, diciamo, superato da solo, autonomamente. Io mi ritengo, in questa mia esperienza, un privilegiato, un fortunato, tutto sommato anche un miracolato, perché nel libro racconto anche di diversi colleghi che ho avuto come amici, come compagni di viaggio, come compagni di avventura in zone molto difficili, per esempio Timor Est, prima di tutto, e ce ne sono alcuni che non ce l'hanno proprio fatta. Il tasso di suicidi, soprattutto tra i giornalisti che si occupano di questi argomenti, è molto molto alto, e, oltre naturalmente a tutti quelli che, per sfortuna, per avere cercato di valicare quella che io ho chiamato all'inizio del libro questa sottile linea rossa, no? Che è la linea che ci divide tra la vita e la morte, tutto sommato. Quando si è in quelle situazioni si percepisce molto bene questo limite, e questo limite io spiego che dal mio punto di vista è rappresentato molto banalmente dalla paura, no? La paura è una cosa da tenere sempre molto, molto viva, bisogna coltivarla la paura. E la persona che in queste situazioni, che sia giornalista di guerra, che sia operatore umanitario, che sia militare, eccetera, i militari lo sanno molto bene, la paura è fondamentale, perché la paura è quello spartiacque che ti ferma e ti impedisce di attraversare questa, diciamo, veramente sottilissima linea rossa, per cui a un certo punto tu hai esagerato, ti sei esposto a un pericolo eccessivo e ne pagherai le conseguenze. Purtroppo i giornalisti, i colleghi che ho visto in questo senso morire per questo sono tanti. Nel libro racconto, per esempio, di una vicenda che mi ha colpito profondamente quando eravamo a Timor Est. Ora, per esempio, Timor Est è un luogo che non c'è niente di male, moltissime persone non sanno neanche dov'è. Nel mio libro racconto che già allora, io allora ero corrispondente per il Tempo di Roma, e qui si potrebbe fare tutto un discorso interessantissimo su come sull'evoluzione dell'informazione e dell'editoria oggi, se si pensa che alla metà degli anni 90 il Tempo di Roma, che oggi è un giornale, sì, che esiste, ma cittadino di ben poca rilevanza, alla metà degli anni 90 anche un giornale come il Tempo di Roma mandava inviati e corrispondenti come me dall'altra parte del mondo a Timor Est. Ci sono giovani colleghi con cui parlo di questo, che hanno letto il libro, che non ci credono, no? Non ci credono. Oggi, purtroppo, questo è tutto un altro discorso, sono rimasti forse solo il Corriere della Sera, Repubblica e un pochettino la RAI, ma in maniera molto molto limitata, a mandare persone inviate in giro per il mondo. Allora il Tempo mi voleva mandare a Timor Est, e io racconto nel libro che andai a Roma, ero già ad Hong Kong di base, ma andai a Roma apposta per parlare con il direttore, la storica sede del Tempo in Piazza Colonna, e era Cresci all'epoca, il povero Cresci, che poi è grande Cresci. E mi aspettavano i capi redattori, quindi non propriamente, diciamo, le persone più ignoranti o sprovvedute della terra, che mi aspettavano tutti in gruppo dicendo, e mi dissero: ah, finalmente Lupis, sei arrivato, così ci puoi dire esattamente dove è Timor Est, perché noi sulla mappa non siamo riusciti a trovarla. Ecco. Quindi non c'è niente di male a non sapere esattamente dove è Timor Est. Timor Est è una piccola isola, l'ultima delle grandi isole della sonda che formano l'arcipelago indonesiano, la più vicina all'Australia, che è sempre stata storicamente divisa in due, perché la parte cosiddetta ovest, Timor Ovest, faceva parte delle colonie olandesi, che poi sono andate a costituire l'Indonesia moderna come la conosciamo oggi, il più popoloso paese musulmano del mondo, l'Indonesia. Invece la parte est di Timor è stata nei secoli colonia portoghese. Quindi non ci potevano essere già allora, storicamente, due civilizzazioni così diverse, perché dal punto di vista religioso, ancora quando il dominio coloniale olandese aveva sotto di sé tutte, appunto, le Indie che oggi formano l'Indonesia, lì una religione protestante, calvinista, eccetera, mentre dall'altra la metà di Timor sotto il dominio portoghese. I portoghesi sono i più cattolici, no? del mondo, hanno questa storia molto forte legata al cattolicesimo. Quando le colonie sono finite, tutta l'Indonesia ha conquistato l'indipendenza ed è diventata l'Indonesia moderna, tranne questa piccola parte di Timor. Il Portogallo, semplicemente, nel 1975, era alle prese con la rivoluzione dei garofani, eccetera, aveva
tutto a cui pensare tranne mantenere, occuparsi di questo lembo di terra sperduto nell'arcipelago indonesiano. E il Portogallo, che ha una storia di potenza mondiale, era già ridotto a una nazione di poca importanza come è oggi, insomma. Quindi letteralmente è un caso curioso, non ha neanche fatto un atto formale per disfarsi di questa remota colonia. Praticamente sono spariti, l'hanno lasciata a se stessa. A quel punto i timoresi dell'est, tutti cattolicissimi, sono un popolo che dal punto di vista etnico assomiglia molto, sono lo stesso gruppo etnico degli aborigeni australiani, per capirci, che quindi sono molto diversi da noi, ma i timoresi sono esteticamente, diciamo, di razza aborigena, adesso è piacere parlare di razza, ma per capire, ma cattolicissimi, con una fortissima presenza di missionari, suore e preti cattolici, grandi personaggi che poi ho incontrato. E visto i timoresi dell'est che il Portogallo li aveva lasciati andare, in pratica, hanno cominciato a festeggiare la loro indipendenza. Cosa che è durata letteralmente pochi giorni, poco più di 2 settimane, perché a quel punto il dittatore che allora governava l'Indonesia, Suharto, ha mandato il suo esercito e ha occupato Timor Est e se l'è annessa con la forza. Nello stesso momento in cui c'era la guerra del Vietnam. Quindi diciamo che l'opinione pubblica internazionale, gli americani, eccetera, eccetera, erano un po' distratti da altre cose. Quindi, non ci furono grandi rivolte o marce contro quest'atto di predominio da parte di Suharto. E da quel momento è iniziato per Timor Est una lotta per l'indipendenza, cioè una guerra civile terribile, che dal 1975 al 1999, quindi in poco più di 2 decenni, è costata in questa guerriglia che i timoresi dell'est facevano contro gli invasori indonesiani, è costata loro circa 250.000 morti. 250.000 morti sono già di per sé un numero allucinante, ma ancora più allucinante se lo si compara al fatto che l'intera popolazione di Timor Est è circa 1 milione di persone. Quindi un quarto della popolazione è morta in questa lotta per l'indipendenza. Finalmente nel 1999, nell'agosto 99, un presidente indonesiano, Habibie, un po' più illuminato dei precedenti, nel frattempo Suharto era stato cacciato in una sorta di rivoluzione di cui racconto anche nel mio libro Jakarta, un presidente più illuminato degli altri ha deciso di concedere un referendum per l'indipendenza. In questo referendum, chiaramente il voto è stato plebiscitario, 99,9% dei timoresi dell'est hanno votato a favore dell'indipendenza, ma purtroppo, invece che essere la fine di una storia difficile e tremenda, è stato solo l'inizio di un massacro, perché immediatamente, appena si sono saputi i risultati del referendum, l'esercito indonesiano ha cominciato a fare, diciamo, carne da macello. Noi eravamo lì, i giornalisti occidentali accreditati, internazionali che erano accreditati in Asia, siamo andati subito per il referendum, ma praticamente 2 giorni dopo il referendum ci hanno messi tutti su dei camion, i militari indonesiani, tenendoci a tiro sotto i mitra, ci hanno deportati all'aeroporto, ci hanno messi su un aereo e ci hanno mandati via. Perché? Perché volevano, come scrivevo nel libro, massacrare tranquillamente tutta la popolazione, soprattutto senza testimoni scomodi. Testimoni scomodi sono i giornalisti quando fanno bene il loro lavoro. Quindi ci siamo ritrovati a Jakarta, la capitale indonesiana, dove c'erano praticamente tutti i giornalisti internazionali che di solito si occupano di conflitti, dalla Francia alla Germania all'Olanda, tutti quanti. Non solo io come italiano, c'erano colleghi allora del Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, eccetera, cercando un modo per ritornare a Timor, perché l'aeroporto era chiuso, era inaccessibile, nessuno ci poteva andare. Finalmente, per farla breve, dopo 2 settimane tutti i giornalisti ci siamo messi d'accordo e abbiamo noleggiato un aereo praticamente di linea, pagando a caro prezzo, ognuno ha dovuto mettere sul piatto più di 2.500 euro.
in un viaggio aereo che normalmente costava 100 euro, possiamo paragonarlo oggi, perché non solo bisognava noleggiare l'aereo, ma anche dare delle consistenti mazzette ai generali indonesiani per avere l'autorizzazione al decollo di questo aereo, senza nessuna, e racconto questo per raccontare un po' com'era il nostro lavoro, senza nessuna assicurazione di poter atterrare all'aeroporto di Dili, perché Dili era chiusa, no? Per fortuna, il giorno prima, al momento in cui era previsto il decollo di questo aereo di giornalisti, finalmente l'ONU si era mossa, aveva creato una forza, diciamo, di pace, si chiamava Interfet, formata al 99,9% da militari australiani, perché erano i più vicini ovviamente, che erano arrivati il giorno prima e stavano cercando di mettere in sicurezza un po' l'area. Quindi noi decollammo da Giacarta e arrivammo sopra l'aeroporto di Dili, in questo aereo, non annunciato, non previsto, non autorizzato né niente, che abbiamo cominciato a girare in tondo. E i militari australiani, che avevano preso il controllo dell'aeroporto, non volevano fare atterrare l'aereo, però a un certo punto evidentemente o ci facevano atterrare o cascavamo direttamente, ci schiantavamo sull'aeroporto perché finiva la benzina, quindi ci hanno fatti atterrare. Si sono trovati con questo aereo con dentro quasi 40 giornalisti internazionali e davanti si sono trovati una cosa terrificante che non ho mai più visto in vita mia, cioè la cittadina di Dili, che non era Los Angeles, voglio dire, ma era una cittadina, era stata rasa al suolo, letteralmente. Cioè, in tutta la città non c'era più un edificio che non fosse stato distrutto e dato alle fiamme. La popolazione era stata massacrata in queste due settimane, no? In cui i giornalisti non c'erano. Ecco. La popolazione era stata massacrata e chi era riuscito a scappare erano tutti scappati sulle montagne, nella giungla, e i militari indonesiani scorrazzavano. Le milizie indonesiane, le milizie paramilitari indonesiane, che ufficialmente, solito gioco, per l'Indonesia agivano per conto loro, senza controllo, eccetera. In realtà noi abbiamo scritto, saputo e dimostrato che erano armate e appoggiate e foraggiate dall'Indonesia. E in quell'occasione, la sera stessa, purtroppo, avvenne questo episodio molto drammatico che racconto, perché venne ucciso un nostro collega, il corrispondente del Financial Times da Giacarta, Sander Turns, e venne ucciso proprio da queste milizie paramilitari, che lui era a bordo su una motoretta, diciamo, uno scooter, lì si va in giro con gli scooter, e con un ragazzo locale che lo portava in giro, li hanno fermati e lo hanno proprio freddato praticamente, cioè un'esecuzione. E quando poi noi l'abbiamo ritrovato, abbiamo visto che non solo era stato ucciso con colpi di pistola, ma poi era stato, diciamo, avevano usato il machete, ecco, su di lui, quindi non era veramente un bello spettacolo, purtroppo. E in quell'occasione ho raccontato tutta questa storia per raccontare di come si paghi un prezzo alto, no, giornalisticamente, a raccontare questo, perché in quell'occasione lavorava con noi quella che poi è diventata una cara amica, una giornalista della televisione olandese, appunto. Gli olandesi erano molto attenti a quello che accadeva in Indonesia, perché era un'ex colonia, evidentemente, loro, che faceva la corrispondente di guerra con il marito di origine francese, André Bentlag, era il suo cameraman. Lei era il corrispondente e lui era il suo cameraman. E il marito era amico personale in Olanda, purtroppo, del giornalista Sander Turns, quindi per lui fu un colpo, un trauma veramente molto forte. In più lui fu la persona che dovette andare, diciamo, fisicamente all'obitorio per fare un riconoscimento ufficiale del cadavere, evidentemente, perché non c'erano parenti o altro, quindi lui era quello che conosceva Sander. E, per farla breve, il André rimase talmente colpito da questa esperienza, talmente traumatizzato, che cominciò a entrare in depressione. Innanzitutto si rifiutò, siamo nel settembre 99, si rifiutò di continuare ad andare in zone di guerra con la moglie e purtroppo all'inizio del 2001 si tolse la vita, si suicidò. Quindi, diciamo, una tragedia, alla tragedia si è aggiunta una nuova tragedia, ecco. Questo
l'ho raccontato per spiegare, ne parlo nel libro, lo racconto, insomma, perché il libro, come penso si sia capito, non è solamente un elenco di tragedie, no? Sarebbe molto noioso, oltre che terribile, ma è anche la mia storia personale attraverso tutti questi anni. Ci sono anche aspetti, alle volte anche, diciamo, divertenti e leggeri, perché un altro modo per esorcizzare in qualche modo, no, tutto questo, quando ci si trova in quelle situazioni, è scherzare, tutto sommato, no? C'è un racconto, siamo andati nel sud delle Filippine, dove praticamente c'è l'ISIS ancora oggi, un argomento interessantissimo di cui non si parla per niente. L'ISIS ha lasciato in buona parte, no, le loro roccaforti nella zona dello Stato Islamico, Iraq, eccetera, perché comunque c'è stata un'azione militare forte, ma ci sono gruppi islamici radicali che operano da anni nel sud delle Filippine, in quello che è un paese a maggioranza, stramaggioranza cristiana come le Filippine, che legati all'ISIS, e molti capi dell'ISIS si sono trasferiti lì adesso, nella zona di Mindanao, Zamboanga, e già allora, quando siamo andati noi, tagliavano teste non poco, come facevano in Iraq, e soprattutto ai giornalisti. In quell'occasione c'è un racconto anche divertente, perché, diciamo, un modo per esorcizzare la tensione, la paura, i drammi, è quello di cercare di alleggerire tra di noi, tra chi si trova in quelle situazioni. Quindi questo è, diciamo, tentativo di raccontare un pochettino quello che è il libro. Ha avuto moltissime recensioni, non solo sui giornali italiani, che ne hanno parlato più o meno tutti, dal Corriere, Panorama, insomma, sono stato più o meno su tutte le reti televisive, soprattutto Rai, eccetera, ma mi ha piaciuto molto molte recensioni di normali lettori che ci sono in giro su Amazon, eccetera. E ho notato che alcune di queste recensioni sono di persone che hanno scritto: il libro mi è piaciuto tantissimo, ma non sono riuscito a leggerlo tutto di seguito, perché ogni tanto dovevo fermarmi e riprendere fiato, perché i racconti, cioè, erano così drammatici in effetti, che rendevano un po' difficile leggerlo tutto insieme, cioè, perché era impossibile mantenere il distacco. Ecco, sono contento di questo, sembra strano dirlo, non perché sono contento che le persone mettere ansia col mio libro, ma perché credo voglia dire che ho fatto bene il mio lavoro, cioè sono riuscito a comunicare, magari non tutta, ma una parte di quell'ansia, di quella tensione, di quel dramma che noi sul campo abbiamo dovuto vivere in quelle situazioni. Ecco. Grazie a Marco Lupis. Ora la parola a Mimmo Caratelli per il suo intervento. Salutiamolo con un applauso. Potresti dirigere tranquillamente queste clac che operano. Beh, insomma, io ne approfitto però di questa cortesia, di questo saluto di Mario e di Marco, per salutare tutti voi, la comunità di Sovria Mannelli. Voglio salutare però, ovviamente, e spiegherò anche il perché, Florindo Rubettino. Non per i rapporti che abbiamo, ma perché è una storia che mi appartiene, della quale sono romanticamente molto coinvolto. Io nel 1994, ve lo dico in due parole, ero assessore alla cultura della regione, e leggo che c'è il Salone del Libro a Torino e ho deciso di andare. Poi, andando, scopro che un editore calabrese che io conoscevo, ma che ancora non era Rubettino, aveva uno stand, e sono andato a salutare Rosario Rubettino, il padre di Florindo. E sono rimasto scioccato da questo fatto, che un calabrese che stava crescendo, ma che era ancora agli inizi di fatto, avesse la capacità e la fantasia di proporsi in uno scenario e in un palcoscenico di livello come il libro. Questo è una cosa che ricordo sempre e che mi è rimasta impressa e che mi lega in un certo senso alla casa editrice Rubettino, tant'è che una mia scelta personale di pubblicare un libro che mi appartiene
ha individuato Rubettino non solo perché è calabrese, ma proprio in virtù di questa storia privata e personale. Detto questo, De Rubettino, Caligiuri, questo che mi organizza la clac, voi capite che quindi io sono un tappeto praticamente, che come posso, diciamo c'è una vita comune, anche qua una parte legata al Salone del Libro, perché anche lui è assessore alla cultura, un giorno me lo vedo arrivare nel mio studio di Vibo Valentia insieme a Gilberto Floriani, tu dici devi darci il codice perché la regione Calabria è la regione ospite quest'anno al Salone del Libro, noi dobbiamo fare una bella figura, dobbiamo presentare il meglio che abbiamo e quindi ci devi dare il codice. Io dico il codice pensando che nel mio inguaribile ottimismo che tutto lo conosco, in effetti sono 99 acquerelli che rappresentano la Calabria della fine del Cinquecento, la Calabria diciamo marinara, delle marinate, Calabria Sud, Calabria ulteriore. E questo poi portammo questo libro e da là nasce la vicenda del codice e tutto quello che ne consegue. Poi voglio, ovviamente, io vengo in una comunità che frequento da tanti anni per motivi politici, per motivi amicali, perché ho questo rapporto con Mario, con Rubettino, ma poi arrivo qua e trovo amici che mi sono assai cari, uno per tutti Mimmo Nunnari, al quale la vita ci ha permesso di stabilire un rapporto che non si è mai interrotto e che ci ha sempre visti insieme, anche se con vicende umane diverse, con impegni diversi, ma sempre collegati, quindi con un rapporto che mi è caro ricordare e che voglio testimoniare. Poi c'è Marco Lupis, sentiamo il libro. Marco Lupis, voglio dire, è una persona che mi è cara, abbiamo comuni ascendenti e quindi rapporti anche di sangue, consanguini, ma l'ho scoperto come scrittore proprio in occasione di questo libro, un libro straordinario. Un libro straordinario che va letto anche in un'altra chiave di lettura, che qui non è stata sottolineata, ma che l'organizzatore della manifestazione ha messo come tema anche di questo nostro incontro, che è l'immigrazione. Le guerre sono in grande parte all'origine dell'immigrazione. Le guerre portano alla fuga, agli esodi, e gli esodi sono emigrazione, che è un problema che ci riguarda assai. Allora, noi siamo un paese sano, perché noi non siamo mai stato un paese in cui arrivavano i migrati, salvo il periodo romano, quando eravamo caput mundi, quando il Mediterraneo era mare nostrum, quando il centro del mondo era Roma, allora arrivavano, sì. Ma i romani avevano anche una politica saggia, intelligente, per cui aggregavano tutte le comunità che conquistavano e che se giuravano fedeltà all'impero diventavano cittadini e potevano aspirare a qualunque carica. Pensate che un libico diventa imperatore, Massimo Severo. Cioè, quindi con una strategia dell'emigrazione che riusciva ad assorbire questo fenomeno che altrimenti diventa praticamente incontrollabile. E noi non siamo, però, tolto questo periodo e tolto il periodo in cui il Mediterraneo era mare nostrum, da allora in poi noi non siamo mai stato terra in cui venivano i migranti. Noi eravamo emigrati, noi foreggiavamo l'immigrazione in termini anche oceani, fino agli anni 50. Io ricordo nella mia esperienza, nel mio piccolo paese, lui dice 250, io mi trovo in un paesino con 180 abitanti. Una mattina io, d'estate, la mia famiglia che viveva a Tropea mi portava in questa campagna, perché si usava allora fare le vacanze in campagna, non si andava al mare. E la mattina mi alzo e vado per uscire da casa. Nel cortile di fronte a casa mia c'era una serie di case che appartenevano alla mia famiglia, dove abitavano varie famiglie, e non trovo busso, perché c'era un ragazzino con cui giocavo, era l'unico della mia età con cui mi rapportavo, e non lo trovo più. E mia madre mi dice, mia zia, mi dice, guarda, sono tutti emigrati in Argentina. Cioè praticamente un'intera famiglia si era... Quindi noi avevamo questo fenomeno. Per cui quando siamo diventati
negli anni 80, 90, diciamo recentemente, negli anni 2000 tutto sommato, terra di in cui arrivano gli emigranti, e questo è un fenomeno che ci ha sconvolto, che ci ha turbato, che non siamo stati in grado né di capire né di gestire. Il problema fondamentale, io vado per rapida sintesi, il tema è di straordinaria complessità, come voi capite, io vado in questa sintesi molto, molto rapida, molto esaustiva, spero, perché capisco che il tempo che mi è dato non mi consente di discuterne a lungo come forse sarebbe utile ed opportuno. Ma questa emigrazione ha messo in crisi e mette in crisi l'identità nazionale. Perché mette in crisi l'identità nazionale? Perché noi avevamo un concetto di emigrati che era legato alla nostra esperienza, per cui l'emigrato italiano andava e diventava parte della comunità. E c'era un'accettazione. Improvvisamente ci troviamo questa enorme massa incontrollata di persone e questa cosa ha provocato sbandamento. State accorti, personalmente sono convinto che i fenomeni di emigrazione siano incontrollabili, cioè siano un fatto che la evoluzione dell'uomo è legato alla emigrazione, alle masse che si spostano e che si intrecciano. Tutta la storia umana, lo sviluppo, il progresso, la evoluzione delle genti passa attraverso i fenomeni migratori. Quindi è un fenomeno che non incontrollabile, perché chi vive una condizione difficile tende fisiologicamente ad andare, e noi viviamo il Mediterraneo, viviamo nel Mediterraneo e siamo la porta del Mediterraneo, un mare che non è più nostro, è un mare in cui si affaccia una parte importante dell'emigrazione mondiale, di quella che sarà nazioni e un continente che nell'arco di 10-15 anni viene previsto che arriverà a 5 miliardi di abitanti. Ma come pensate di poter evitare ed eliminare questo fenomeno? Allora il problema che si pone dinanzi all'emigrazione non è il rifiuto o la scelta quasi razzista di dire tornate a casa vostra, è quella di gestire questo fenomeno. L'unica possibilità che abbiamo è di gestirlo civilmente e secondo la capacità democratica e civile di cui noi siamo testimoni e protagonisti, perché altrimenti ritorniamo ad un'epoca che non ci è mai appartenuta, ad un modo, ad un approccio al problema che non abbiamo mai vissuto, e quindi purtroppo oggi viviamo invece in uno stato di difficoltà straordinarie sotto questo aspetto. La vicenda Salvini e la vicenda Lega dice di tutto e di più. Io mai avrei immaginato che la Lega potesse attecchire in Calabria, insomma, no? Attecchisce per questo fenomeno. Perché anche noi poi alla fine calabresi, ma immaginatevi i calabresi che sono contro l'emigrazione. Noi abbiamo avuto qua, questa era la vera porta insieme alla Sicilia dell'emigrazione che arrivava dal Medio Oriente o dall'Africa, no? E però questa gestione, questa vicenda ha creato anche qua un fenomeno quasi di rifiuto. Allora su questo credo che il Paese debba riflettere seriamente, debba affrontare il problema non in termini di pancia, non in termini emotivi, in termini razionali, in termini cattolici. Noi siamo una nazione cattolica, qua è stato citato il Portogallo, e noi siamo una comunità che ha un sentire che è legato alla solidarietà, all'appartenenza, ai valori del mondo cristiano, i valori del rapporto con gli altri, vissuto con rispetto e con solidarietà. E come facciamo a dire tornatevene a casa vostra? Diventa difficile, io non voglio citare Papa Bergoglio, ma da cittadino di questa comunità, da cittadino di questa comunità mi sento di dire che questo è un fenomeno che esiste, di cui dobbiamo prendere atto, che dobbiamo cercare di governare, ma che non possiamo liquidare pensando di bloccare con la forza questo fenomeno, perché poi mentre blocchiamo la nave 20 barchini arrivano e depositano con le nuove forme di emigrazione, perché una volta usavano i gommoni, ma usano
leggevo l'altro giorno, tanto per ritornare in tema, che usano questi motoscafi con 500 centrali, per cui i responsabili della Marina Libica hanno dichiarato che noi non siamo in grado di gestirli perché le nostre motovedette non riescono a realizzarle. Quindi, come vedete, viviamo una realtà complessa, una realtà difficile, una realtà non da scenario di guerra, ma che è una delle conseguenze di quello scenario di guerra di cui Marco Lupis ha scritto così egregiamente. E così, caro Marco, te lo devo dire, io sono fra quelli che non ha letto il libro tutto in una volta, perché ho avuto momenti di angoscia, perché noi parliamo di cose come sono lontane, che non ci appartengono, ma voi dovete pensare che la gente che vive questa condizione è gente che ha sentire come noi, sono esseri che pensano, amano, soffrono come noi, e quindi la disperazione, le terribili vicende, la inumanità, perché poi le guerre per definizione sono inumane, non è possibile, la guerra di per se stessa, non vi sono guerre civili, insomma, vi sono guerre e basta. E allora voi capite quindi che la lettura di un libro come quello di Marco diventa un fatto quasi catartico, perché uno legge e capisce tante cose e si rende conto che c'è un mondo fuori di noi che non vive la condizione di libertà e di felicità che noi viviamo. Grazie. Non so se diciamo è previsto lo... Allora, concludiamo. Allora, prima di tutto ringrazio nuovamente il professor Florindo Rubettino per aver organizzato a Soveria Mannelli, insieme con la casa editrice e i propri collaboratori, questa edizione di Sciabaca. E saluto il consigliere comunale Giuseppe Gabriele, che rappresenta la città, il presidente dell'Associazione Italiana, l'Associazione Imprenditori del Reventino, Francesco Sirianni, la vicepresidente del Liceo Scientifico di Decollatura, Maria Orsola Chiodo, tutti voi, e poi ancora un saluto a Mimmo Nunnari. Allora, cosa ci ha detto Marco Lupis? Saluto la professoressa, che è la relatrice del libro di Mimmo Nunnari, a cui va l'ammirazione di Mimmo e di tutti noi. Quindi, cosa ci ha detto Marco Lupis? Che non esiste una guerra giusta, sono tutte inutili stragi. Poi, per comprendere la realtà, abbiamo bisogno degli strumenti culturali giusti, a cominciare dalla memoria, che adesso deleghiamo sempre di più al nostro iPhone, con tutti i rischi che ne conseguono. Un reporter di guerra non si occupa solo e sempre di guerra, e occorre energia per svolgere questo mestiere. Non può essere un lavoro neutro, distaccato, algido, ma coinvolge all'interno dell'animo, toccando le corde profonde del nostro inconscio. La sottile linea rossa è il limite che divide la vita dalla morte, ed è lo spartiacque rappresentato dalla paura. E poi ci ha raccontato questa vicenda di Timor Est, una vicenda poco nota, ma che ha dei numeri che sono terrificanti. Tra il 75 e il 99 muoiono 250.000 persone su 1 milione di abitanti, una vera ecatombe. E di questo libro si è molto parlato sulla RAI, su tutti i più importanti quotidiani italiani e nei principali festival letterari e culturali del nostro paese, in cui Marco Lupis ha raccontato l'ansia di questo mestiere e non solo, l'ansia di questi anni e di questo tempo. Mimmo Caratelli ci ha ricordato i legami che ha con la nostra comunità, a cominciare da quelli con Rosario Rubettino, il nostro grande editore, a cui l'amministrazione comunale, come forma di riconoscenza, ha intitolato la strada principale della parte nuova della nostra città. E ha raccontato di questo libro, che è un libro di guerra, e l'ha collegato al tema della immigrazione, perché tutte le guerre portano alla fuga, sono una forma di fuga e determinano in tante parti del mondo il fenomeno dell'immigrazione. Un fenomeno che nel nostro paese noi abbiamo avuto difficoltà non solo a capire e non tanto a gestire,
quanto a comprendere nella sua dimensione profonda. L'immigrazione ha messo in crisi la nostra identità nazionale, che pure è un'identità profondamente legata ai valori cattolici della solidarietà. E l'immigrazione è un fenomeno però incontrollabile, soprattutto nel Mediterraneo, del quale noi siamo la porta, ed è un fenomeno destinato a durare, a incidere profondamente nella nostra società e nel nostro immaginario culturale e collettivo. La guerra fa parte dell'uomo e questo libro di Marco Lupis lo illustra nel modo migliore. Grazie per esserci stati, grazie a Marco Lupis, grazie a Mimmo Carratelli, grazie a tutti voi. Ringraziamo ancora Mario Caligiuri per aver ospitato questo evento, tra l'altro da splendido come ogni volta ospite, e soprattutto volevo ricordarvi, abbiamo discusso di temi importanti in questo pomeriggio, questa sera discuteremo, affronteremo un tema più leggero, presentiamo questo in anteprima nazionale, questo bel libro di Ettore Castagna, 13 gol dalla bandierina, un libro spassoso che ricostruisce un romanzo di formazione, ricostruisce la vita negli anni 70 in Calabria, la rivoluzione vista da Catanzaro, dalla periferia, e il personaggio culmine, il personaggio chiave di questo libro è Palanca, il famoso giocatore del Catanzaro, che è appena arrivato a Soveria e questa sera sarà alla presentazione del libro di Ettore Castagna. Ci vediamo alle 21:30 all'Officina della Cultura. Grazie ancora a tutti, buonasera.